Ho fatto una scelta e non torno indietro. Per te è una scelta impossibile. Chi è Giuseppe? Ma Giuseppe persona, Giuseppe uomo, papà, marito, Giuseppe siciliano che ha fatto un percorso lungo nella sua vita. A 41 anni ho vissuto tante cose, ho bruciato le tappe della mia vita, come si suol dire. Sono andato via dalla Sicilia quando avevo appena 14 anni, mi sono trasferito prima a Milano, poi a Roma, poi sono tornato a Milano. Ho vissuto insomma diverse città d'Italia e sono quasi 26 anni che manco come residenza alla mia terra. Giuseppe è una persona dolce, affidabile, sincera, quindi cristallina, trasparente, grande sognatore ma realista allo stesso tempo, con il sogno che mi accompagna da una vita, è quello di regalare sogni agli altri che magari attraverso l'arte in questo caso non hanno potuto, non possono realizzarli, perché si sa che in questo ambiente artistico è tutto molto difficile, gli spazi sono pochi, ci sono tanti attori, tante attrici, quindi il mio ruolo è quello di fare il papà anche a livello artistico e dare la possibilità di poter gioire a queste persone che hanno poco spazio. Sono una persona creativa, solare, estroversa, sono dentro siciliano ma seguo diciamo i tempi di oggi. Ho due figli di 14 e 12 anni, quindi mi adatto facilmente a ciò che si vive ogni giorno con i figli, con la società che cambia continuamente. Quindi sono una persona molto semplice, molto diretta e ripeto, trasparente. Sei attore, produttore, regista? Abbiamo chiuso il discorso, manca cameraman, l'hai fatto tutti i ruoli della... Che la difficoltà nei vari settori, cioè l'attore ha una difficoltà, l'attore, ma il produttore penso che sia un po' più complicata la cosa. Sì, io di ruoli ne ricopro molti, perché tu devi sapere che il cinema indipendente ha bisogno, come in qualsiasi lavoro, la manovalanza. Cosa significa manovalanza? Saper fare un po' tutto, mettersi a disposizione nei vari settori. Certo, improvvisarsi può capitare qualche volta, è giusto che ci siano, ognuno abbia il suo ruolo. Io nasco come attore, divento regista nel 2014 per scelta, per varie situazioni, e produttore nello stesso anno. Ho fatto lo sceneggiatore, ho scritto 5 sceneggiature, di cui 4 sono diventati film, ho fatto casting director, location manager, scenografo, ho vinto anche un premio. Però tornando alla tua domanda, l'attore è colui che deve praticamente trasformare in parole, in movenze, in scena, tutto ciò che gli viene consegnato come personaggio attraverso la sceneggiatura con le direttive del regista, e quindi è un lavoro mirato, è un lavoro diciamo che non ha le stesse difficoltà del produttore, anche se il produttore sta dietro le quinte, tra virgolette, dietro le quinte. Il produttore ha un ruolo così intenso, così importante, così difficile, perché è il padre di tutto il progetto, è colui che deve trovare tutto il necessario per realizzare un film. Quindi parliamo innanzitutto a livello economico, a livello di location, a livello di attori, deve scegliere tutte le figure necessarie per la realizzazione del film ed è l'unico responsabile per quanto riguarda la realizzazione del film, dalla pre-produzione fino a copia ultimata, quindi poi alla distribuzione e quant'altro. Certo, il ruolo del produttore nel mio caso è nato per necessità, perché quando tu vai a cercare qualcuno che possa magari produrti e quindi realizzarti il tuo progetto, ti garantisco che è molto difficile, soprattutto nel cinema indipendente. E poi ci vuole grande caparbietà, tenacia, capacità,
Quindi devi essere un buon PR, ma non un ciarlatano, devi saper comunicare e non raccontare barzellette o sogni, anche se sono bravo a raccontare le barzellette, dicono. Parlando seriamente, dico, non bisogna mai raccontare ciò che non è vero, ciò che non si può realizzare, anche perché la parola del produttore, in questo caso, nella mia, vale molto, vale più di un contratto scritto. Io dico sempre che la mia è un quarto di parola, non mezza o una. Ciò che dico porto a termine, ciò che dico realizzo, perché ne vale della mia persona, della mia presenza e della fiducia che ripongono poi tutti, che mi ripongono tutti per il proseguo artistico, personale e umano. Quindi il produttore penso che sia il ruolo più difficile. Ti trovi davanti alla regia di un film che stai per girare e davanti c'hai un Giuseppe che è attore e nel momento in cui ti accorgi che ha fatto bene la prima, perché a volte capita la prima non riesca, però ha fatto bene la prima, però ti manca qualcosa in più che a Giuseppe ti può dare, ma in quel momento non te l'ha dato. Che fai? Cosa dici a Giuseppe? Allora, innanzitutto hai toccato un tasto molto dolente. Quando io penso che tutti i registi debbono avere sicuramente a che fare con l'essere attori. Non è detto che chi è regista debba aver fatto l'attore, ma è avvantaggiata la persona che diventa regista e ha fatto anche l'attore, perché conosce il mestiere, perché sa cosa significa trasmettere emozioni, calarsi nel personaggio, interpretarlo nel migliore dei modi. Siccome io ho vissuto queste situazioni da attore, essendo anche regista, negli ultimi miei 3 film sono sia attore che regista protagonista, e cosa faccio? Innanzitutto l'umiltà di affidarti ad un aiuto regia o ad un coach sul set, ma anche a un produttore o a un altro attore che magari in quel momento è il tuo partner, che possa aiutarti a trasmetterti il, diciamo, ti dico, il giusto approccio nella recitazione, magari una battuta fatta in un modo, perché quando tu reciti e sei anche regista, in contemporanea sai che hai spiegato prima la scena di fare il ciak all'attore o all'attrice o tutto il contesto che hai attorno, no? Cosa succede? Tu rimani sempre regista, almeno io ti parlo di me, io rimango regista e quindi magari faccio molta più attenzione agli altri e perdo un filino su di me. Può capitare ed è capitato, perché c'è talmente tensione, c'è talmente voglia di far realizzare quella scena nel migliore dei modi a tutti, che l'ultimo della ruota del carro, diciamo, l'ultimo diventi tu. Io passo sempre per ultimo. Quindi la presenza sul set di una persona capace, quindi di un'autoregia, di un produttore, di un coach, sono fondamentali. E a me ha aiutato tanto in Stem Cell Maurizio Sala, che era il direttore della fotografia, Roberto Attolini, lo stesso aiuto regia, il primo aiuto regia, Pietro Sala, attore anche lui, mi davano delle dritte nel momento in cui io andavo a perdere quel qualcosa che, in questo caso parlando di Stem Cell, il commissario Aliprandi aveva e stava perdendo, quindi un atteggiamento magari ben preciso che rientrasse tutte le caratteristiche richieste per interpretare quel personaggio. Quindi mi affido, rispondendo esaustivamente alla tua domanda, mi affido sempre a dei professionisti e anche al loro senso visivo e percettivo, perché poi percepiscono loro se sto dando il giusto approccio con il personaggio nella recitazione o se sto uscendo un attimino e quindi sono più regista e meno attore. E ovviamente ci saranno possibilità di vederti nella zona, perché stai per venire nelle Marche Abruzzo, quindi ti vedremo qui con un bel progetto sicuramente. Ma quando fai il casting, questo periodo, fare il casting non è stato facile? No, noi abbiamo fatto un casting il 24 di ottobre, perché ancora c'era permesso di poterci incontrare. Abbiamo fatto una lunga selezione video, fotografica, videocasting,
Abbiamo valutato su oltre 3.000 candidati, facendo naturalmente una scrematura abbondante. C'è stato, tu devi pensare che su 3.300 erotti noi abbiamo selezionato 350 persone, di cui ne ho visti 30 persone io. Noi abbiamo visto 30 persone giorno 24, e una trentina le abbiamo visti con i videocasting, i classici self tape che loro si fanno in casa, e ci hanno inoltrati i video per valutarli. Non è stato semplice scegliere gli attori e le attrici, perché dovevano particolarmente rispecchiare le caratteristiche del personaggio, essendo un film, questo che gireremo lì tra le Marche e l'Abruzzo e anche qui in Lombardia, Libera, è tratto da un romanzo scritto da Gabriella Morgillo, e lei aveva il desiderio di portare a casa, diciamo, un cast che rispecchiasse appieno il disegno del suo romanzo. Quindi è stato particolarmente difficile trovare coloro che avessero tutte le caratteristiche, non dico uguali uguali, ma molto simili, quindi che si avvicinassero molto al personaggio. E ci siamo organizzati nel migliore dei modi, facendo un casting, con il plexi, che potesse separare i due attori e potesse farli recitare per captare bene, meglio, la loro interpretazione senza mascherina. Quindi tutto con le dovute precauzioni siamo riusciti, fortunatamente, a poter valutare, altrimenti ci saremmo ritrovati ad avere delle tempistiche molto più lunghe, e questo fortunatamente non è accaduto. E noi abbiamo completato il cast. Manca una figura che non è che sia poco importante, non è fondamentale averla adesso, abbiamo più tempo, che è quella di Marcello, che sarà il proprietario del bar del campeggio dove gireremo lì tra le Marche e l'Abruzzo, e quindi può essere scelto anche a gennaio senza problemi. E tra i personaggi c'è anche una, mi è capito, una di Ascoli, mi pare, comunque nella zona. Sì, la coprotagonista si chiama Erika Franceschini, una ragazza di Ascoli Piceno che si è trasferita a Milano da un anno. Siamo felici di averla scelta, non è stato facile. Lei interpreterà Alissa, che praticamente, ripeto, la coprotagonista, accanto a Roberta, che è la protagonista del film, che verrà interpretato da Camilla Tedeschi. E è stato veramente difficile scegliere il ruolo, la ragazza che dovesse interpretare Alissa, perché c'erano tante tante ragazze con le caratteristiche simili a quelle del personaggio richiesto da Gabriella Morgillo, l'autrice, ed è stata l'unica che ha dovuto competere con altre 4-5 figure femminili, perché gli altri veramente hanno sbaragliato la concorrenza. La domanda è: con nome e cognome, Franco Franchi. Franco Franchi, uno straordinario artista, un uomo meraviglioso che ha rappresentato assieme a Ciccio Ingrassia la Sicilia nel mondo, ha portato in alto i nostri colori, i calori della nostra terra, perché siamo calorosi, ed è un legame troppo forte per me, perché io sono cresciuto con i suoi film, con i loro film. Non ci riesco a parlare di Franco senza dire Ciccio. Sono un'unica cosa, però parlando di Franco Franchi io ho un legame particolare, lo vedo e lo sento come se fosse un mio secondo papà. Mio papà era un grande artista, anche lui un fotografo, mio papà mi ha trasmesso questa emozione facendomi vedere il primo film all'età di 5 anni all'interno del nostro studio fotografico a Cerda, in provincia di Palermo, e mi ricordo ancora come se fosse oggi. Avevo 5 anni, quindi 36 anni fa, il film era intitolato I due toreri del 1964. Ed io con la bobina che girava quando finì il film, che girava ancora a vuoto, quell'emozione la porto ancora dentro. Mi sono innamorato della coppia, poi sono diventato amico di Massimo, suo figlio. Spesso comunico, ma senza avere grande confidenza con Giampiero, perché non ho avuto occasione di conoscerlo,
E mi farebbe piacere conoscere sia Giampiero che Maria Letizia. Ho conosciuto il nipote Mauro Loiacono, che saluto, che quest'estate sono andato al cimitero a portare una rosa a Franco Franchi. Lui mi ha fatto una grande sorpresa regalandomi un quadro della sua smorfia fatto da una grande artista della pittura. E quindi per me Franco Franchi vive costantemente dentro di me, nei miei pensieri, nel mio cuore, e tutto ciò che vedi qua dietro sono tutti i giornali dell'epoca, dagli anni 60 in poi, che raccontano la storia di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. E infatti si vede tra le varie foto, c'è cioè quella con i vigili urbani, quando sopra i poliziotti. Quello dei vigili, sì, 1967. È fantastico. È bellissimo, i due vigili. Sì. Loro hanno fatto oltre 100 film classificati di categoria B, cinema di serie B, ma come tutti i film di una volta, sono la maggior parte, sono diventati poi, si sono imposti con la critica dopo gli anni 80, perché loro, Ciccio iniziò a fare i film drammatici con Florestano Mancini, Violenza Quinto Potere, vabbè, Amar Cord con Fellini, anche se venne doppiato, però diciamo che la grandezza di questi attori a livello drammaturgico si è visto in Caos dei fratelli Taviani, nell'episodio La Giara nel 1984, che fu tra l'altro l'ultimo loro lavoro artistico a livello cinematografico. Poi Franco nell'87 fece Tango Blu, e nell'86 avrebbe dovuto girare Nel nome della rosa, una coproduzione italo-tedesca, che poi alla fine non si fece più niente. Poi ci fu l'accusa di mafia insensata costruita, alla fine poi Franco ne uscì pulito, ma si ammalò a causa di queste cose, segnarono la fine. Durante Avant Spettacolo avevano appena finito di registrare e pochi giorni dopo Franco morì. Sono cose, io ricordo tutto, so tutto, sono veramente super super informato, ecco. Sì, è un periodo, adesso le chiamano cult, prima li dicevano cinema di classe B. Cinema trash, ma non c'era nulla di trash. Loro sono, scusa se mi intrometto ancora, loro sono stati gli unici a far incassare centinaia di miliardi a Cinecittà, e la cosa che ancora oggi fa male è che nessuno a Cinecittà ha fatto qualcosa per ricordarli. Anche il figlio Massimo ne ha parlato. Loro nel 64 hanno girato 17 film, era impensabile una roba del genere. Hanno fatto tanti altri film, ripeto, hanno tirato su il cinema che stava crollando, la Titanus, con i film di Totò, aveva avuto un periodo tristissimo dopo i film di Totò, e loro sono stati veramente il lingotto d'oro del cinema popolare italiano, grottesco, perché hanno veramente rappresentato qualcosa di straordinario. Ma tutti, Pippo Baudo, tutti i personaggi di una volta, quando andavano in Via Veneto, che era il clou, diciamo, il posto sciccoso, se così si può dire, degli anni 50-60, quando entravano loro, non dico che facevano, come dicono in Emilia Romagna, gli sboroni, però si potevano permettere di regalare bottiglie di spumante, di champagne di altissimo livello e costosissimi, perché comunque quello che guadagnavano loro non riuscivano a fare i personaggi come Renato Raschel, Gassman, Tognazzi e così via. Quindi bisogna ricordarsi di chi ha fatto qualcosa per la nostra nazione e per la nostra terra d'origine, e loro sono, ci rappresentano appieno, ci hanno rappresentati e continueranno a fare, penso, per il resto dell'umanità. E a questo punto parliamo un po' del cinema indipendente. Nel caso tuo parliamo di cinema indipendente, ma qual è la difficoltà che c'è nel cinema indipendente? Parliamo di prima cinema. Cosa? Sì, no, beh, ma io mi punterei molto a questa aggiunta cinema indipendente, perché il cinema indipendente io lo ritengo il cinema destro, il cinema
di classe, di inventiva, di caparbietà, di coraggio. Perché? Perché non si ha nulla. Abbiamo le porte chiuse dappertutto. Abbiamo chi non sopporta che possiamo metterci sulla loro strada, magari in un percorso artistico, che ne so, un cinema indipendente fatto in Italia, rappresenta il bastone tra le ruote al cinema romano e al cinema italiano dipendente, con produzioni del calibro come Medusa, Fandango, 01 Production e così via. Li cito perché non c'è nulla da avere, né di avere paura né di avere timore, diciamo, ecco, se forse timore è la frase più giusta. Perché il cinema indipendente va fatto con amore, con sforzo, con sacrificio, sicuramente anche il cinema dipendente in questo caso è la stessa cosa, però noi non abbiamo soldi, noi siamo bistrattati perché non possiamo competere con un cast composto magari dal grandissimo Pierfrancesco Favino, da Valerio Mastrandrea, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, e Cortellesi e così via. Perché? Perché c'è un giro chiuso, perché il cinema ha la sfera dove fanno entrare solo ed esclusivamente chi dicono loro. Io da piccolo regista, da piccolo attore, da piccolo produttore non potrei mai avere uno spazio con, se dovessi fare l'attore con registi di altissimo livello, se dovessi fare il regista con attori di altissimo livello, tranne che non diventassi un produttore pieno di soldi, e quindi ho 4-5 milioni di euro, li metto in, a disposizione per una produzione grossa, e allora posso accedere a personaggi del calibro di Favino, di Stefano Accorsi e quelli che ho citato prima, e fare un cinema di altissimo livello. Ma ti garantisco che per comunicare non serve quello, perché il cinema produttivo dipendente di qualità, di classe, di estrosità, non ha niente a che invidiare al cinema indipendente o il cinema italiano, internazionale, europeo. La differenza sta proprio nell'organizzazione, nell'accessibilità al tax credit, al MIBAC, quindi ai finanziamenti, a tutte quelle cose che purtroppo senza una produzione importante difficilmente tu puoi accedere. E naturalmente se io posso accedere a 20-30 mila euro per un bando, con 20-30 mila euro ci fai a malapena un cortometraggio. E allora mettiamo dentro le forze, il sacrificio, il coraggio, e nel nostro piccolo cerchiamo di comunicare arte in punta di piedi, senza calpestare nessuno e non guardando le difficoltà e gli ostacoli che abbiamo davanti, e senza vedere che continuamente ad ogni ostacolo, una volta che l'hai superato, ti viene sbattuta la porta in faccia. Perché? Perché lo spazio del cinema indipendente è mirato, piccolo, breve, ristretto. Non ci sono, posso aggiungere aggettivi all'infinito, non ci sono spazi regalati o spazi dati per meritocrazia. Ahimè, la meritocrazia, quella del cinema indipendente, ti fa vincere, come vedi in tutto il mondo, qui dietro di me, dei piccoli Oscar, dei piccoli riconoscimenti che sono grandi per noi, perché noi non abbiamo dato niente a nessuno, non abbiamo messo sul piatto d'oro o d'argento o su un vassoio enorme tanti soldi, e quindi abbiamo messo nel nostro piccolo arte. Quindi l'arte, riconoscere la comunicazione artistica, la difficoltà produttiva di un cinema indipendente non è da poco. Ci farebbe piacere a noi del cinema indipendente essere riconosciuti e messi a confronto con, facendo riferimento ai Davidi di Donatello, a film che magari hanno speso 2, 3, 4, 5 milioni di euro. Non vedo perché un film che ha speso 60, 70 mila euro, se fatto bene, non debba o non possa competere con un film di altissimo livello, soprattutto economico. Io a volte dico e faccio questo paragone: una 500 è una macchina, una Ferrari è una macchina, ahimè la 500 non potrà mai stare dietro alla Ferrari, anche se comunque a destinazione, che è la comunicazione, che è l'emozione da mandare, da trasmettere allo spettatore, arriva lo stesso. E ti garantisco che molti film
ritenuti di Serie A, di produzioni importanti, hanno su 90 minuti 55-60 minuti di tematica, di storia, di narrazione, e poi vengono messi dentro 25-30 minuti per raggiungere il lungometraggio come metratura, ma non aggiungono nient'altro a quel film se non il metraggio che serve. Perché? Perché se hai un artista di altissimo livello non fai fatica a seguirlo, e anche se ti ripetono per 30-35 anni, non voglio fare nessun tipo di riferimento, dico solo Cinepanettoni, la stessa storia cambiata magari in qualche punto, tu lo vai a vedere e fanno il botto a livello di incasso. Perché? Perché c'è l'attore che è conosciuto da 40 anni e questo fa tutto. Chiudo dicendo, se io dovessi farmi operare e dovessi fare un intervento delicato, non mi affido al primo medico neolaureato, ma mi affido a un luminare, giusto? È uguale al cinema. Se io devo fare un film, non prendo un regista emergente, ma prendo un regista che ha fatto magari 20-30 film, lo pago una barca di soldi, perché sono convinto che quel regista mi possa dare un qualcosa in più e il nome porti magari l'interesse di più agli attori, al pubblico, al produttore e così via. Ma non lo ritengo né corretto né giusto. Io penso che bisogna dare spazio a tutti, nella maniera più assoluta. Quindi la difficoltà, concentrandomi, purtroppo io mi dilungo, poi metto le cose, non preparo mai nulla, quindi caccio fuori ossigeno, aria e metto le parole pensate sempre con un senso mio, senza guardare magari se sbaglio un verbo, se sbaglio una coniugazione anche di tempo tra una cosa e l'altra. La difficoltà principale è non poter ricevere e avere la giusta meritocrazia, uno spazio necessario dove potersi muovere e una credibilità maggiore. Questi sono i tre punti delle difficoltà del cinema indipendente. No, parlando di Cinepanettone, così un aneddoto, stavo parlando con Monica Ward e lei mi faceva riferimento a uno spettacolo in cui vedeva Christian sul palco, perché comunque vada, e lui diceva, la prima volta che facevo Cinepanettone lo presentò ad alcuni amici e gli disse, quando sentì ridere, disse, si rivolse Christian alla moglie e disse, amò, ma n'andranno se magna. E quindi probabilmente è rimasto il fatto che questi cinepanettoni nascono col fatto di incassare i soldi e basta, alla fine non hanno, bene o male sono comunque vacanze di Natale, Natale 2, Natale 3, vari personaggi, le scenette cambiano, ma il contenuto è sempre bene o male quello. Ma sai, sì, però tu vai a vedere a ritroso nel tempo tutti i film che sono stati fatti di Cinepanettoni, alla fine 26 li hanno fatti De Sica e Boldi, quindi che cast c'era? C'era Alberto Sordi nel 90, hanno messo dentro Carola Alt, hanno messo dentro in una scena con la figlia di Boldi di Beverly Hills, c'era quel ragazzo che è morto, poverino, mi sembra un paio d'anni fa, l'attore americano di Beverly Hills, non mi sto ricordando. Di Beverly Hills Cop, 2216. Sì, cioè 22. Sì, ma è morto due anni sì, fa. È morto. Ischemia. Quindi c'erano quegli attori di altissimo livello, poi c'era quello di Beautiful, Ross, sì. C'era l'attore Ross di Beautiful che partecipava a quei film, e poi c'erano tutti attori che la Ferilli, attrici, la Ferilli, la Canalis, Valeria Marini, insomma gira e rigira, c'erano attori di altissimo livello, e quindi se un cinepanettone ti va bene tu fai la saga, come si suol dire, fai ogni anno gli stessi identici film cambiando leggermente qualche battuta, la location, è Natale a Rio, Natale a Miami, Natale al Sud, cioè capisci, Natale a Cortina, erano tutte le stesse cose con due mostri sacri della comicità che poi con l'andare del tempo hanno dimostrato che l'affetto che nutrono nei loro confronti funziona ancora, e allora i produttori tra virgolette ci hanno sguazzato dentro, scusami la frase, si sono fatti il bagno nell'oro.
Perché tu hai garantito da Boldi e De Sica comunque un certo rientro mediatico e di pubblico non da poco. È notevole che sono in testa alla classifica con l'ultimo film su Marte. Voglio dire, dopo 27 anni stanno ancora lì, e lui De Sica ha 70 anni, voglio dire, non è una cosa da poco. Quindi detto questo, però, per me il cinema ha bisogno di fare tante, tante, tante altre cose e lasciare spazio a tutti coloro che vogliono comunicare. Naturalmente non dico che debba essere una, diciamo, una cosa dovuta e obbligatoria, ma almeno valutare se ne vale la pena dare spazio al cinema indipendente. Ecco, questo, voglio dire, almeno dovrebbe esserci, nient'altro. Allora, Dado, passiamo all'ultima domanda. Tra le tante domande assurde che ti hanno fatto, escluse le nostre, perché io le tengo come a parte, c'è quale una più assurda che hai ricevuto e guardando proprio chi te l'ha fatta, gli ha fatto con la faccia dicendo... Parlando di... Domande, di domande giornalistiche, di intervista... Sì. Ma no, mi è capitato di fare delle interviste sui giornali dove mi dicevano, per accelerare i tempi, visto che non ci possiamo magari vedere, ti inizio a inviare qualche domanda via mail, comincia a guardare così già sai bene o male se c'è qualcosa che va che non va. E molti scrivevano per i compromessi. Molti mi dicevano, ma ti è mai capitato di avere a che fare con qualcuno che ti chiedesse magari in cambio di prestazioni artistiche, prestazioni sessuali? O a voglia. Purtroppo questo mondo è un mondo abbastanza complicato. Il sesso ha sempre regnato e continuerà a regnare nella mente di ognuno. Dico di ognuno di noi, mi metto anch'io dentro, anche se ritengo che artisticamente nessuno debba avere la sfacciataggine di permettersi di mettere a disagio la sfera sentimentale, la sfera, diciamo, umana, psicologica della persona che in quel caso è un artista che ha studiato, che si è impegnato, che ha voglia di emergere o di affermarsi, dipende dai casi. E sentirsi dire, o magari non sentirsi dire, ma sapere automaticamente che nel circuito dove è entrato andrà avanti solo ed esclusivamente se scenderà ai vari compromessi che possono essere di vario genere, ma non so nemmeno delle incarteri, partendo dal semplice scambio sessuale, ci può essere anche uno scambio di soldi, ci può essere anche l'obbligo di inserire all'interno di una produzione determinati attori. E quindi non si fa più arte costruttiva, ma arte obbligata in questo caso. Io mi chiedo sempre perché ancora oggi, con tutto ciò che ci sono le denunce, molte cose non si sono smosse, sono rimaste lì dove erano. Perché sembra un po' che come andare nel deserto con una folata di vento, si alza il polverone, che in quel caso è magari la denuncia o l'attrice. Parliamo di Asia Argento, che ha tirato su un polverone, giusto, magari ci poteva pensare anche prima, e poi il vento è finito, la sabbia si è nuovamente depositata sul suolo e tutti guardano avanti e continuano a fare quello che gli pare piace. Io dico che bisogna guardare in faccia la realtà, le persone, e quando si guarda le persone bisogna guardarsi, cioè bisogna vedersi nello specchio. Quindi quella persona diventa il tuo specchio. Io che le ho vissute queste cose non farei mai una roba del genere. Non nascondo che uno possa essere magari attratto, possa essere preso da un'altra persona, uomo, donna che sia, non ho mai giudicato e non spetta a me giudicare, però c'è una grandissima differenza poter mettersi a disposizione davanti ad una persona ed esprimere l'apprezzamento, magari anche l'attrazione, magari un interesse diverso non solo da quello artistico, ma anche personale, fisico,
ma mai mettere in condizione la persona di dire: beh, comunque sappi che io sono attratto da te, se ci sarà questo scambio e allora andremo avanti, altrimenti no. Io sono sempre stato una persona, e lo dico a testa alta, lineare, corretta. Se dico che una persona mi piace come persona e lì rimane, ma non mi permetterei mai, anche perché mi sentirei sporco, di mettere in condizione una persona di dover accettare determinati compromessi. Questo è una cosa vergognosa. Gli ascoltatori di questa intervista, saluto te, ti ringrazio, faccio gli auguri a tutti che possa essere comunque un periodo di serenità e che possa finire quanto prima questa pandemia, e se riusciamo tutti a seguire le giuste indicazioni, magari non esagerando da un lato e non esagerando dall'altro, quindi facendo il tutto, ridimensionandolo nel, diciamo, nel contesto giusto, riusciremo prima o poi, con la volontà di Dio e con il decorso naturale di questa pandemia, a tornare più forti di prima e soprattutto a tornare a vivere serenamente le nostre quotidianità. Quindi auguri a tutti. Ho fatto una scelta e non torno indietro. Per te è una scelta impossibile.